Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato ad Europa Universalis 4, Rights of Man con il Brandeburgo. Allora, siamo nel mezzo di una guerra che stiamo perdendo. È la prima guerra del gioco, della partita, che non riesco a gestire a mio vantaggio. Perché? Perché sono stato chiamato da un alleato, la Boemia, e non l'ho scelta io. E i nemici sono molto più forti. Quindi adesso veramente rischiamo che la cosa finisca a sfuga di mano. L'obiettivo è ripulire l'eresia boema, ossia forzatamente convincere i boemi a tornare cattolici. Se questo accadesse sarebbe un peccato per me, perché la Boemia è l'unica forza protestante a me alleata. Poi ci sono gli ortodossi russi, però se perdo la Boemia mi dispiace molto. Il problema, se vogliamo, è che non riesco ad aiutare molto, ha perso già una battaglia e loro possono utilizzare 50.000 uomini, noi abbiamo 25.000, anche se il generale è ottimo, anche se la qualità delle truppe è ottima, non si può fare molto di più. Va bene, ne prendiamo atto. Magari se soltanto qui ci fosse qualche altro protestante con cui parlare. L'Inghilterra, guardate com'è messa male, c'è una guerra civile in corso probabilmente. La Francia alla relazione che ha. Oh, una cometa, dai! Potevamo iniziare peggio questo episodio? Ma dai, su! Insomma, le relazioni sono quelle che vedete. Sono tutte terribili, tranne la Boemia e la Russia, Moscovia. Mamma mia. Come vanno le relazioni in generale? Polonia meno 69, Lituania 78, Svezia 63. L'importante è che... Purga Boema dell'Asia del Palatinato. Sconfitta... è vergognosa. Noi non abbiamo perso nessuna unità, va bene. Norimberga sarà forzata a pagare al Palatinato il 10% dell'income. Ah, hanno fatto una pace separata, certo. Ma quindi è la Boemia che ha attaccato il Palatinato, fatemi capire. Sì. Ragazzi, cosa stiamo parlando? Adesso noi dobbiamo prenderci i cocci di questa scelta scellerata. Ah, per favore. Intanto faccio un po' di spionaggio in Lituania, perché un'espansione a est non guasta mai. Cosa aspetta la Boemia a fare una pace? Perderà territorio, cioè qualcosa deve fare però. Perché rimane in guerra? No, devo... sperare che... adesso... Ecco. Era esattamente... Perfetto. Era esattamente quello che sapevo sarebbe successo. La Lituania ha creato una coalizione, che è questa. Svezia e Livonian, Riga e Lituania, contro Brandeburgo. L'unica mia assicurazione sulla vita per ora è la Moscovia. Perché se i lituani commettono la scelleratezza di dichiararmi guerra alla Moscovia, li ara e li asfalta. E poi asfalta ed ara anche la Svezia. Il problema è che non posso essere io il primo ad attaccare. No, 15 gennaio questa battaglia è già finita. Oppure no. Ci proviamo, dai. Diamo una mano agli austriaci, 5 punti vinti, un po' di prestigio, almeno siamo tornati ad avere prestigio positivo, ragazzi, dopo esserci convertiti che avevamo perso 100 punti di prestigio, così, era stato dolorosissimo. Diamo un'occhiata, che non lo facciamo da un po' di tempo, a come sta andando il colonialismo. Ok, fermi tutti, finita la guerra, la Boemia cede Pelzene, Sheba, il Palatinato, la Boemia viene forzata a pagare, la Boemia paga, la Boemia paga. Ok. Va bene. Tutto bene ciò che finisce bene. Quindi,
Sembra che il colonialismo sia arrivato in Holstein, e quindi 60%, 72%, dai, dai, che pian piano iniziamo a svilupparlo anche noi. L'unica cosa che mi chiedo è, posso fare una truppa in più? Wow. Wow. Liegi, la riforma ha avuto effetto. A Liegi abbiamo la religione riformata. Dopo il protestantesimo abbiamo nuovi centri di conversione. Però il fatto che ci siamo noi come protestanti, diciamo che dà un po' di colora un po' questa Europa, altrimenti tutta cattolica, non pensate. Punti di chiesa ne abbiamo 84, wow! Non male. E continuiamo a New Draperies. Interessante. Posso cacciare l'inquisitore perché comunque adesso abbiamo un centro che ci aiuta e il resto lo possiamo fare con... Ecco, ho appena fatto una cazzata, perché Culmerevel in 208 mesi proprio no. Riprendiamoci immediatamente l'inquisitore. 40 mesi, 41 e 77 con l'inquisitore per convertire queste province. E i centri di riforma adesso se ne sono andati tutti. Avete capito? Merda. È finito l'effetto dello zelo, probabilmente. Lo zelo religioso. E abbiamo 85. Ci serve 90. Ci servono 2 anni per convertire Shamaiten. Due scatole, ragazzi. Che due scatole. Temo che dovrò fare l'idea di chiesa che migliora la potenza dei missionari, se no non ne esco qui. La Polonia si è rialleata della Lituania alla fine. Dopo tanto tempo, la Polonia si è rialleata di questa Lituania che... Vabbè, è l'ombra di se stessa, però. Niente, noi abbiamo la coalizione. Non dobbiamo fare altro che aspettare che questa scenda sotto il 50. Con la Svezia dovrebbe essere abbastanza fattibile. Anzi, intanto elimino lo spy network perché non attaccherò la Lituania. Allora, Missionary Strength più 1% avanti. E qui potremmo fare una tecnologia addirittura. E vabbè, facciamocela. Non abbiamo idee da sviluppare con i punti monarchici di diplomazia. E quindi tenerli lì non ha molto senso. Però adesso abbiamo la possibilità di fare due idee. Advisor più 1 e morale degli eserciti, ragazzi. Più 20% Army Professionalism. Questa è l'idea più potente di tutto il Brandeburgo. E tutte le idee prussiane. E presto avremo anche il Land Forcing più 20%. Ragazzi, abbiamo di punto in bianco aumentato del 20% il morale delle truppe. È una bestia, è una cosa bestiale. Idee innovative ed offensive insieme cosa fanno? Modern Siege Weapon. Leader Siege più 1, Siege Ability più 10%. Fantastico. Wow. E più qualità, Infantry Combat Ability più 20. Le idee di qualità saranno le prossime idee militari che vado a fare. Anche se il prossimo gruppo di idee non sarà quello. Cosa vuol dire? Ah, qui questo è verde perché. Ah, perché sono un navigatore. Prince Elector may be able to convince some of them to stay. Bellissimo. Interessante. E adesso ci siamo presi pure il 20% di Land Force Limit. Grazie, honorable people. Con la prossima idea offensiva otteniamo un 5% di disciplina e chiudiamo le idee con un recove morale più 5%. Meglio di così davvero, ragazzi, non so cosa potrei chiedere. Miglioriamo le relazioni con la Svezia. Miglioriamo le relazioni con la Norvegia. Il canale tra Berlino e Köln. Qui dobbiamo fare degli investimenti, aumentare il base tax in Berlino della produzione e oppure possiamo persuadere i nobili ad aiutarci. Perdiamo 85 diplomatic power e i nobili hanno 15 di influenza. Sì, usiamo i nobili. Quindi praticamente Berlino ha migliorato di 2 punti il development e va a 22.
Non male. Non male. Facciamo anche un workshop. Why so serious? Perdiamo un po' di soldi, ma... Quando la Svezia avrà l'aggressive expansion nei nostri confronti a meno 50 dovrebbe uscire dalla coalizione. E se la coalizione è soltanto Riga, Polonia e Lituania... Finisce malissimo per loro. Dai che forse arriviamo alla religious unity 90%. Dai! Tanto è morto un leader militare, ma lasciamo stare. 89 ragazzi, guarda, cioè mi viene da mangiarmi le mani. Ancora una. Ancora una provincia cattolica. Lifland leva le culm. Perché impiegano così tanto tempo? Cultura non accettata e development. Gli ottomani hanno dichiarato guerra alla Serbia. Cosa sbagli conquista. Gli ottomani... Per essere 1529 sono molto piccoli. Sono molto piccoli. Però, peggio per loro. Noi siamo molto grandi. E sarebbe bellissimo attaccare Riga se non fosse in una coalizione contro di noi. Nella prossima guerra li metto come belligeranti e me li mangio. Allora, i moscoviti ci devono 9 favori, i boemi ce ne devono 21, quindi spendiamo 10 favori per migliorare sempre la trust. Quali sono gli altri miei alleati? Basta, credo. Ah, la Sassonia, già dimenticavo, che però è piccolina, piccolina. La Svezia ha lasciato la coalizione, perfetto, era quello che volevo. Piccina, piccina, si fa vassalizzare? No, perché sono nell'impero. Che coalizione ho contro, ragazzi? Una coalizione di mentecatti, perché... Lituania, Livonia, Neriga. Questo per me significa che mi metto a fare i casus belli. Quindi la Svezia non è più in coalizione, le nostre relazioni sono pessime, però almeno non vogliono più suicidarsi contro di noi. La Danimarca ha fatto un claim ad Danzica. La Danimarca inizia a rompermi un po' le palle. Il fatto è che è alleata degli inglesi e questo è noioso. Ah, va bene. Ha istituzioni? Oh, bene, bene, bene. Finalmente. Wismar e Rostock, visto che sono davanti a Jylland, se si pronuncia così non lo so, comunque a Holstein, stanno iniziando a recuperare il colonialismo. Quindi appena sarà a Rostock sarà lì, credo che Stettino, Greifswald e compagnia andranno avanti. È morto l'inquisitore, porca di quella gnotta. Era proprio il momento peggiore per morire, ma ne abbiamo un altro che è di livello 2. Costruisce un grande palazzo, sì. Legittimazione più 20, prestigio più 10, non posso, che due palle. Non posso davvero. Se Sigmund abdica, perdiamo 20 di legittimazione e 50 di prestigio. Interessante. Però no, non voglio abdicare in favore di Albert Christian perché Sigmund è più forte. E quindi... E poi 53 anni. Continuano a fabbricare dei claim, sti fetenti. E facciamoli anche noi, dai, qui a Traca io palenche. Church Power 70. Allora, con il prossimo Power facciamo un bel 5% in morale, così in totale abbiamo un bel più 25. E con questo morale facciamo veramente male, ve lo assicuro. Ok, la Lituania ha lasciato la coalizione contro di noi, quindi la coalizione al momento chi sarebbe? Riga e Livonia. Riga in coalizione contro di noi. Ok, facciamo un claim a Riga. Perché attaccherò la Lituania mettendo... Ah, cazzo.
Cazzo, non posso. La Lituania è alleata della Svezia, dimenticavo. Se attacco Riga, la Lituania entra a difendere. Va bene. Siamo ottavi come grande potenza, signori. Abbiamo perso una posizione. Io sono anche impressionato dal fatto che siamo già grandi potenze, però il problema, sapete qual è? La tecnologia. Gli ottomani hanno il colonialismo, quindi sono balzati al primo posto. La Francia al secondo, i Ming sono al terzo. Perché i Ming ormai hanno. Non hanno il rinascimento, non hanno il colonialismo, iniziano a subire. Continua a finire questo matrimonio reale, mannaggia. Dal fatto che se adesso attaccassi la Lituania mi troverei contro la Svezia. Però se Moscovia stesse dalla mia parte non avrei nessun problema. Ma proprio nessuno. Tanto faccio soltanto idee perché non voglio sprecare punti amministrativi nella tecnologia in questo momento. Abbiamo un malus del 30% e lo trovo inutile. Forza, qui quando arrivano, 91%. Oh, bene, 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 bene. Vedete che a Stralsund il colonialismo è presente al 2,70. E quanto fa al mese? Organizzazione, sì, perché no? Perché perdiamo dei ducati. Ok, uno e qualcosa al mese. Disciplina o morale? Io direi morale. Andiamo a dare un'occhiata al nostro esercito. Allora, adesso abbiamo un morale di 4 e 4. Che secondo me è abbastanza alto. 3 per la tecnologia, più 20 per l'Army Professionalism, più 10 per Stefan von Hanhalt, il nostro advisor, più 3 per la Power Projection, più 11 per l'Army Tradition e più 5 per i santi accettano le preghiere. Quindi in totale abbiamo un 30, 41, 45, un più 50% di morale rispetto alla nostra tecnologia. E tutti hanno lasciato la coalizione. Bene, bene, bene. Era quello che volevo. L'unica cosa pesantemente negativa per me è il fatto che non ho neanche un soldo. Cioè, veramente faccio una fatica atroce e il motivo è l'esercito. Ora che non ho più una coalizione che mi rompe le palle, posso finalmente. E un'altra cosa non sto facendo, non sto proteggendo i miei interessi economici nel Baltic Sea, merda. Quindi adesso dovrei ricominciare a salire con i soldi che inizierò a fare, credo che inizierò a fare delle costruzioni. Bene. La Castiglia ha il triangolo del commercio. Sono arrivati nel nuovo mondo. Guarda un po'. Tregua con la Polonia è terminata. Polonia. No, non ci voleva. Polonia alleata di Lituania e Baviera e Wurzburg. Forse potrei gestirli. Albrecht Christian è il nuovo re. 4-3-1. Non abbiamo un sovrano, un erede, però finalmente abbiamo gli zeloti, è uno zelota l'elettore Alberto Cristiano I e quindi il tasso di conversione si velocizza. Almeno questo è una cosa positiva, dovremmo finire le guerre di religione ora, grazie a lui. Però è abbastanza, diciamo così, che non è più di primo pelo perché ha 29 anni e dobbiamo farlo sposare e fargli avere un erede. Ventimila uomini. La Lituania quanti uomini ha? Perfetto. Stabilità più uno, almeno questo. 28. Cazzo, è buono questo, però non mi va.
La Svezia ci ha insultati, ok. Lituania e Livonia Nord. Il Livonia Nord era con chi è alleato? Riga Mosco ah, e Moscovia pure. Guerra tra Sassonia e Ungheria. L'Ungheria è anche mia nemica, perché dovrebbe esserci? Vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo praticamente il manpower al massimo. Impressionante. Ha fatto una coalizione la Polonia. Perché? Perché una coalizione? Scusate. Meno 52. Si vede che prima non era entrata in coalizione contro di noi. Chi lo sa? Comunque la Svezia ha dichiarato guerra alla Danimarca. Potrebbe essere il momento opportuno per attaccare. No, perché andremo contro gli inglesi. Quindi non voglio fare nulla. Non voglio fare nulla di tutto questo, voglio soltanto il colonialismo, che però la Stralsund è presente al 28%. Che due scatole però. Il fatto è che senza colonialismo non si va da nessuna parte. Sono bloccato, ragazzi. Sono bloccato. Perché si attacco la Lituania, che adesso è in guerra contro la Danimarca, ok? Beh, la Sassonia e Boemia entrano, la Moscovia non entra perché è indebitata e perché sta combattendo in un'altra guerra. E quindi non, no. Io come grande potenza potrei dire tranquillo che te li pago io i debiti, oppure potrei intervenire. Ah, contro l'Uzbek, dai, cazzo. Sai che guerra. Mercati, dai, miglioriamo i mercati qui nel Baltico dove c'è un po' di ricchezza. In realtà l'abbiamo già fatto. In realtà, ragazzi, non mi sembra di dover investire chissà dove. Chiudiamo le offensive, più disciplina e migliore velocità del recupero morale e così ci prendiamo la quarta idea prussiana, l'army tradition decade più lentamente. Quindi fra due idee avremo chiuso quelle innovative, poi ci sarà da... Ci sarà da prendere quella prossima tecnologia amministrativa, un'idea, io direi, diplomatica, ed in questo caso sono un po' indeciso. Il nostro sovrano è buono con i punti diplomatici, nì, così così, però al di là di quello sarei indeciso tra l'influenza e la diplomazia. Diplomazia mi dà più ambasciatori, che va bene, ne uso pochi, più no, forse l'influenza è quella che mi serve più di tutte, dai. Forse è l'influenza, ragazzi, che mi serve. Questo è un episodio lento. Lento anche tra virgolette, perché abbiamo usato la velocità 4. Abbiamo fatto ta passare tantissimo tempo. E io, ad esempio, mi sono anche dimenticato di mettere il timer. Quindi credo che l'episodio lo interromperò adesso. Ma questo per dirvi: nel prossimo episodio devo fare il punto della situazione. Finché non avrò il colonialismo, e passerà tempo. Non potrò fare altre tecnologie, però io vorrei fare la tecnologia 10 per arrivare alla Prussia, quindi potrebbe essere il prossimo episodio. Devo riflettere se è il caso di lanciare un attacco contro Polonia e Lituania per continuare ad espandermi e fare leva sul fatto che la Moscovia sta con me, perché ora come ora potrei tentare addirittura di sbarcare in Svezia a nord, ma non so se è il caso al momento. Ne parliamo insieme nel prossimo episodio. Io però vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento alla prossima.